Bella ragazzi, oggi ultimi recuperi della 21ª giornata, li andiamo un po' ad introdurre e ne fare un po' il recap di quella che è la classifica dopo la 26ª giornata, che ci sono state delle evoluzioni belle importanti. Ben a tutti ragazzi da Frantuf, prima di vedere i video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che siamo praticamente arrivati ai 400 iscritti e vi ringrazio per il supporto, e di lasciare like al video, e se volete lasciarmi un commento vi risponderò quanto prima. Ma andiamo un po' a vedere quella che è in questo momento la classifica dopo la 26ª giornata, perché in questo momento l'Inter ha praticamente già lo scudetto cucito qui sulla maglietta, e a più 9 sulla Juventus, e stasera avrà una partita sicuramente non facile contro un'ottima Atalanta. Però è un Inter che sta volando su numeri da record. In caso in cui dovesse vincere 12 partite su 13 e fare un pareggio in queste ultime 13 giornate, potrebbe addirittura battere questa Juventus dei record. È ancora tutto in gioco questo possibile record dell'Inter per arrivare a 103 punti. È sicuramente un obiettivo molto complicato, perché vorrebbe dire comunque nelle ultime 13 vincerne 12. È un'Inter sicuramente lanciata, vedremo solamente col tempo. Io difficilmente credo che la Juventus possa rientrare in questa lotta a scudetto. Adesso la Juventus deve pensare un po' a vedersi anche dietro dall'arrivo delle altre, anche se il vantaggio rimane abbastanza rassicurante, almeno per ora. Perché la Juventus è a 57 punti, ha 9 punti rispetto ad un ottimo Bologna, e in questo momento ha anche 11 punti sull'Atalanta. Che avrà, parliamo in questo momento proprio dell'Atalanta, perché l'Atalanta avrà una settimana, anzi più che una settimana sono 10 giorni di fuoco, perché in 10 giorni probabilmente si gioca tutta la stagione dell'Atalanta, perché ha una serie di scontri diretti incredibile, perché l'Atalanta oggi gioca, questa sera gioca contro l'Inter a Milano, dopo che con il Milan è riuscita ad arrivare ad un pareggio proprio risicato, perché forse anche immeritato per quello che si è visto in campo, ma comunque ha portato a casa un pareggio che per come è andata la partita è d'oro. Stasera avrà una partita complicatissima contro l'Inter. Domenica avrà lo scontro diretto in casa contro il Bologna, perché ci sarà Atalanta-Bologna. E se non mi sbaglio, la partita dopo c'è Juventus-Atalanta, sì, in casa della Juventus. E in mezzo, se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere anche l'andata contro lo Sporting, se non vado errato. Fatemi sapere un po' nei commenti, può essere che sbaglio. Però in queste partite, quindi, l'Atalanta ha di fila Inter-Bologna e Juventus. Oggettivamente in queste tre partite l'Atalanta si gioca tantissimo, sono 9 punti che nel campionato in questo momento pesano tantissimo. L'Atalanta deve cercare di fare più punti possibili, ovviamente per cercare di rimanere attaccata al Bologna, che nel frattempo non è che avrà delle scampagnate di salute, perché domenica appunto avrà la partita contro l'Atalanta, e nel frattempo che l'Atalanta gioca contro la Juventus, il Bologna deve giocare in casa però contro l'Inter, che sicuramente non è la più facile delle avversarie da affrontare in questo momento. È un Bologna sicuramente lanciato, che ha fatto 5 vittorie di fila, ma l'Inter è sempre l'Inter ed è estremamente complicata da battere. Bologna-Atalanta si prospetta davvero una partita importante dal punto di vista della classifica, non solo per Bologna-Atalanta, ma anche per il Milan, per la Juventus, per stare un po' più tranquille, e allo stesso tempo io starei attento, adesso ne parliamo, a quella che sta arrivando da dietro, perché la Roma è davvero in un momento di forma incredibile, perché se ritrova anche Dybala a questi livelli, la Roma fa oggettivamente paura per la Champions League, perché è una squadra che ha dei campioni enormi, anche di più probabilmente rispetto a Bologna-Atalanta. Come rosa io lo ritengo più completa, anche di squadre che secondo me stanno anche più sopra di Bologna e Atalanta. La Roma ha dei giocatori superiori a molti molti altri, e se gioca in questo modo diventa complicato un po' per tutte reggere l'urto di questa Roma, che con De Rossi nelle ultime 6 partite di campionato ha fatto 5 vittorie e ha perso solamente contro l'Inter, ricordiamo, con una prestazione nel primo tempo assolutamente grandiosa, con un Inter che è andata meritatamente sotto in casa della Roma e poi però è uscita fuori nel secondo tempo alla lunga con la Roma, che invece è un po' calata fisicamente. Bisogna vedere proprio questo, secondo me, è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda la Roma, se riuscirà a reggere fisicamente questo modo di giocare di De Rossi, che è sicuramente un modo estremamente dispendioso, l'abbiamo visto anche nelle prime uscite della Roma, non reggere per tutti i 90 minuti, e bisogna vedere con il passare del tempo se riuscirà a reggere questi ritmi anche con l'Europa League. Comunque la Roma, ricordiamo che ha fatto anche 120 minuti contro il Feyenoord,
Sono comunque cose che magari non subito, ma poi con il tempo potrebbero un po' accumularsi sulle gambe dei giocatori e potrebbero portare della stanchezza. Quindi con un po' di calma bisogna vedere anche la Roma, bisogna analizzare anche questo aspetto per quanto riguarda la Roma, che è un aspetto secondo me assolutamente non secondario, che è quello fisico, perché oggettivamente è quello che potrebbe fermare e rallentare un po' la Roma, è proprio l'aspetto fisico. Conosciamo i problemi di Dybala, conosciamo i problemi un po' anche di Lukaku, che sono più che altro motivi fisici. E solamente questo, perché poi se la Roma gioca al 100%, l'abbiamo visto, e soprattutto in attacco, è assolutamente devastante. E Bologna e Atalanta quindi devono essere molto molto attente alla Roma, che nel frattempo che ci sono tutti questi scontri diretti potrebbe approfittarne, perché se non mi sbaglio il calendario della Roma dovrebbe essere un po' più tranquillo, perché la Roma dovrà andare a Monza la prossima partita e quindi potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Bologna e Atalanta per avvicinarsi ulteriormente. La Fiorentina nel frattempo ha fatto il Milan, parliamo un po' del Milan che è quella di cui non ho parlato un po' di meno, è un po' a metà strada, impossibile che possa ritornare per la lotta scudetto, sono 14, 13 punti con l'Inter con una partita in meno. Impossibile a mio avviso che il Milan possa in qualche modo rientrare nella lotta scudetto, neanche vincendole tutte, secondo me riuscirebbe a scavalcare l'Inter. E deve vedersi più che altro anche il Milan da andare in Champions, perché obiettivamente con anche l'Europa League che porta via oggettivamente delle energie, bisogna anche concentrarsi sul campionato. Il Milan ha una partita importante la prossima contro la Lazio, che non può assolutamente permettersi di perdere per non far avvicinare appunto Roma, Atalanta e quella che vincerà tra Bologna e Atalanta, e quindi il Milan deve assolutamente concentrarsi anche in questo caso a livello fisico sul campionato. La Juventus secondo me è quella che sta un po' più tranquilla, ma proprio perché ha un vantaggio comunque abbastanza rassicurante, anche se la Juventus ha tanti scontri diretti ancora da giocare. Fiorentina, Lazio e Napoli, parliamo un po' di queste tre che sono un po' nel limbo. 41 Fiorentina, 40 Lazio, 37 Napoli, che però stasera dovrà giocare alle 6:30 contro un Sassuolo completamente in balia degli eventi, perché ha cambiato allenatore, non ne ha acquistato un altro, ha fatto salire l'allenatore della primavera, secondo me rischiando, perché questo è un rischio oggettivamente importante del Sassuolo, che è vero che deve ritrovare Mimmo Berardi, ma Mimmo Berardi non è che... Cioè, è sicuramente un giocatore che per la lotta salvezza è un giocatore che ti fa la differenza. Però il problema del Sassuolo non è tanto in attacco quanto in difesa, che il Sassuolo prende davvero troppi troppi gol. E non credo che Domenico Berardi possa fare questi miracoli incredibili. E doveva, secondo me, acquistare un allenatore per riuscire in qualche modo a lottare per la salvezza, perché adesso rischia davvero la Serie B. Ma parliamo un po' della zona Europa, perché Fiorentina, Lazio e Napoli sono in un limbo, rischiano di trovarsi nel giro di un punto tre squadre. Se il Napoli dovesse vincere stasera, aggancerebbe la Lazio a 40, andrebbero 40-40-41. E avvicinarsi al Bologna e all'Atalanta in questo momento è un po' complicato, perché sono squadre che oggettivamente sono estremamente discontinue l'una con l'altra, perché la Fiorentina ne vince una e ne perde l'altra, la Lazio stessa cosa, la Lazio nelle ultime 5 ha avuto tre scontri diretti, li ha persi tutti e tre. Il Napoli non ne parliamo proprio, nelle ultime 5 ne ha vinta solamente una. È un Napoli estremamente in calo anche dal punto di vista della prestazione, sempre peggio anche con il Cagliari. Comunque l'ho detto anche nel post partita di Cagliari-Napoli. Anche se il Napoli nel caso avesse vinto quella partita che poi ha pareggiato per sfortuna perché è arrivato il gol di Lovumbo al 96esimo, ma comunque la prestazione del Napoli anche in caso di vittoria sarebbe stata estremamente negativa. Perché io ho visto un Napoli nel primo tempo in sofferenza clamorosa contro il Cagliari, che ha un attacco discutibile, bisogna assolutamente dirlo, perché tranne Lovumbo, che magari è quello un po' più tecnico, che si è mangiato anche lui la porta vuota, ma poi per il resto comunque fa estrema fatica a trovare la via del gol, ha un centrocampo discreto, ma per il resto poca poca roba. Il Napoli comunque è andato in estrema difficoltà e ha trovato gol su una palla recuperata da Raspadori, non su un'azione, diciamo, progettata, un'azione ben fatta dalla squadra, 3-4 passaggi e palla in porta come faceva l'anno scorso, come ha fatto per un brevissimo periodo all'inizio di quest'anno, ma poi poca roba. Il Napoli davvero ha qualcosa che non va, soprattutto nella costruzione e anche nella fiducia tra i giocatori, perché io ho visto degli errori in Cagliari di Napoli
che si facevano ai pulcini, cioè quello di essere egoista davanti alla porta e non vedere, non riuscire a vedere un giocatore che gioca in Serie A, che è campione d'Italia, non riuscire a vedere un compagno di squadra che è messo meglio di te per riuscire a concludere, per fare gol e per chiudere la partita. Il Napoli doveva vincere con il Cagliari 2-0 perché doveva fare il gol con in quell'azione di Politano che la passa a Simeone, che a porta vuota mette la palla in porta, oppure pochi minuti dopo Simeone che la passa all'Lindstrom e l'Lindstrom la mette in porta. E poi questi errori alla fine li paghi. Il Napoli per rientrare nella lotta scudetto cosa deve fare? Deve pregare, perché deve pregare che crollino Bologna, Atalanta e Roma, perché oggettivamente è molto molto complicato che tutte e tre che il Napoli riesca a recuperare tutte e tre queste squadre. Dovrebbe fare un filotto di vittorie importante e soprattutto dovrebbe vincere tutti gli scontri diretti che rimangono da qui alla fine, perché il Napoli ha sicuramente tutte le capacità e tutta la rosa per riuscire a battere queste squadre, però le deve vincere poi gli scontri diretti, e non è una cosa scontata quest'anno per il Napoli, anzi è una cosa che il Napoli ha fatto in maniera estremamente rara, anche con prestazioni brutte, perché ricordiamo la partita contro il Milan, è una prestazione orribile quella del Napoli in uno scontro diretto. La prossima il Napoli avrà una partita importante in casa contro la Juventus, che potrebbe dare, diciamo, la svolta anche a livello psicologico, e vedremo un po', e diciamo a livello psicologico potrebbe dare o un rilancio oppure una botta definitiva, perché secondo me se perde con la Juventus il Napoli crolla mentalmente e potrebbe finire lì il campionato del Napoli. Torino, Monza, Genoa e basta, perché queste sono un po' le squadre che sono nel limbo tra non andare in Europa, perché il Torino con le due sconfitte contro le romane, contro Lazio e Roma, secondo me ha chiuso definitivamente i suoi progetti per andare in Europa. Il Monza è sicuramente in ripresa, però è complicato che possa recuperare Napoli, Lazio e Fiorentina. Il Genoa non credo abbia queste prospettive, e passiamo un po' alla zona retrocessione. L'Empoli è in una ripresa incredibile, 6 partite di fila senza perdere con Nicola che sta facendo l'ennesimo miracolo, in discesa libera tutte le altre. Lecce non sta più riuscendo a fare una prestazione decente in difesa. Sono tante partite che Lecce prende proprio tanti gol, perché ha preso 2 gol col Genoa, 2 gol con la Fiorentina, però ha vinto 4 gol col Bologna, 2 gol col Toro e 4 gol con l'Inter. Il Lecce in queste 5 partite è partito sempre con 2 gol sotto ed è un qualcosa che non può assolutamente esistere. Sono 10 gol, diciamo, sono troppi troppi gol presi in 5 partite, e deve assolutamente riprendersi anche dal punto di vista del realizzativo, perché con Krstovic che è sceso tantissimo, con Piccoli che non è proprio, non è mai stato un goleador, fa estrema fatica a trovare la via della rete. Un po' lo stesso discorso è per l'Udinese, che sta facendo estrema fatica a fare gol, perché lì davanti Lucca non segna da 8 partite. È in un momento un po' negativo Lucca, diciamo che è tornato un po' ai livelli di quello dell'inizio anno. Era ritornato comunque in grande spolvero, però adesso sta oggettivamente calando e lo sta dimostrando. Però per il resto, Udinese che aveva sempre dimostrato comunque in qualche modo di difendersi con ordine, lo ha fatto nelle ultime partite, però i gol mancano oggettivamente, mancano troppo. E sta calando, come sta calando oggettivamente il Frosinone, che invece ha la difesa peggiore del campionato, ne ha presi altri 3 contro la Juventus. È vero, l'ultimo è arrivato all'ultimo secondo, però adesso nella zona retrocessione è davvero una calca incredibile, perché abbiamo Lecce a 24, l'Udinese a 23, Frosinone a 23, Sassuolo, Verona e Cagliari a 20, e la Salernitana, che secondo me è già andata in Serie B perché è a 13 punti. Sono 7 punti di distanza e sono oggettivamente tantissimi. Liberare dovrebbe fare un vero e proprio miracolo per salvarsi. Bisogna ricordare sempre che il Sassuolo ha una partita in meno, complicata, assolutamente sì, perché dovrà giocare contro il Napoli senza ancora Mimmo Berardi. E adesso fatemi sapere un po' nei commenti voi cosa ne pensate della lotta alla salvezza, e secondo voi chi andrà in Serie B, perché il mio pronostico in questo momento vedo malissimo e in discesa il Sassuolo in caduta libera, e io starei attento anche al Frosinone, perché le ultime uscite non mi sono assolutamente piaciute. Per quanto riguarda la Champions vi dico la mia prediction. Per me l'Atalanta è la squadra favorita per andare in Champions League, se dovesse rimanere su questi livelli, e in questa settimana ne avevo una prova definitiva, e sarei comunque attento, perché è una prediction estremamente
complicata da fare perché sono proprio molto molto vicine l'una all'altra e stanno giocando molto bene tutte e tre. E quindi le altre, secondo me, è molto complicato che rientrino Fiorentina, Lazio e Napoli in questa lotta. Però non si può assolutamente mai dire. Per quanto riguarda invece Juventus e Milan, io penso che alla fine entrambe riusciranno ad andare in Champions e quindi sarà più una lotta per arrivare quarta che per una lotta per arrivare terzo. Difficile che il Milan possa essere ripreso, secondo me, da queste squadre. Poi non si sa mai perché con l'Europa League, con le coppe, il Milan potrebbe comunque patire un po' di stanchezza. Però questo lo vedremo solamente con il passare dei giorni e delle giornate. E per me l'Inter, il record difficilmente riuscirà a farlo, sempre perché c'è una Champions da giocare e da sicuramente onorare fino alla fine. Fatemi sapere un po' nei commenti voi cosa ne pensate di tutti questi temi di cui abbiamo parlato. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione e di recitare al canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda riassunti della Serie A, notizie sul calciomercato, consigli sul fantacalcio e tanti altri video, curiosità, sempre per quanto riguarda il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!